il maestro è andato via, così in molti, specialmente attraverso i social network, pubblicando le sue musiche, salutano Davide Santorso, la jazzista tranese spentosi nella serata di venerdì per un male incurabile. Una perdita prematura non solo per il territorio, ma per tutto il mondo della musica. Santorsola, scomparso all'età di 53 anni, è stato uno dei pianisti più apprezzati della sua epoca. Il piano, su cui ha messo le mani per la prima volta da bambino, mostrando da subito un talento cristallino, è stato il suo lavoro e la sua passione fino all'ultimo. Solo lo scorso 25 ottobre ha suonato in un locale della sua Trani. Lui e il suo pianoforte a coda forse sapevano che sarebbe stata l'ultima esibizione. Alla sua Trani, Santorsola aveva dedicato il pezzo Seascape, il cui video fu realizzato dal regista Andrés Maldonado e che divenne uno spot, oltre che un omaggio, per la città. Circa 20 sono gli album che ha registrato nel corso della sua carriera, iniziata nella seconda metà degli anni 70 tra rock e blues, ma il jazz è diventato ben presto la sua cifra stilistica. Docente presso il Conservatorio di Cosenza, Santorsola ha fatto incetta di premi in tutto il mondo. I suoi palcoscenici sono stati montati per concerti di solo piano negli Stati Uniti alla Steinways and Sons Hall, alla New York University e alla Ellington's House. E dal 2004, stringendo un legame importante con il contrabbassista giapponese Kyoto Fujiwara, una lunga e fortunata serie di tour lo ha portato in Estremo Oriente. I funerali di Santorsola si terranno lunedì mattina alle 10:30 nella chiesa di San Giuseppe a Trani.